Mi ritengo molto fortunato ad aver vissuto e vivere ogni giorno questa esperienza del Bosco delle Viole. È un bosco che si trova in pianura nel comune di Mansue, è un bosco planiziale con tutte le piante, tutta la varietà arborea e arbustiva tipica della nostra zona, della nostra area. Questo bosco è nato grosso modo 25-30 anni fa su progetto originale di mio padre, che è un agronomo ed è un erborista, e in qualche modo sono cresciuto insieme a questo bosco, lo ritengo una sorta di fratello. E in questo luogo facciamo diverse attività e quello che è il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo sempre di più e nell'aspetto didattico e nell'aspetto collegato anche al benessere nel bosco. E in questo uno strumento molto importante che la Regione Veneto ci ha dato e ha dato a tutti è quello della legge regionale. Che è stata approvata a fine aprile ed è in vigore da maggio, che è la legge regionale 14 del 2020 dedicata proprio ai boschi didattici del Veneto. Abbiamo tra l'altro avuto il grandissimo piacere ed onore di collaborare alla stesura del testo di questa legge. È una grande opportunità, sicuramente faremo in modo che questa opportunità si possa utilizzare anche il nostro Bosco delle Viole e naturalmente è stato un grandissimo piacere partecipare a questo evento, a questo Festival delle Foreste. Ci spostiamo qui, tra l'altro ringrazio davvero la presidentessa che ci ha dato l'occasione di suonare questo meraviglioso pianoforte. Faremo risuonare diversi alberi, diversi legni, cioè quello del pianoforte, di questo meraviglioso pianoforte, quello di questo organetto, l'organetto diatonico, l'armonica diatonica e di fisarmoniche. Prima ci ha parlato molto bene, ci ha dato una bellissima lezione Francesca Gallo. Naturalmente anche il legno di questo strumento suonato da Matteo Marcon, che è un bouzouki irlandese, quindi uno strumento che proviene dal bouzouki greco ma che è stato portato in Irlanda grazie ad alcuni musicisti ha avuto questa trasformazione, ora è molto usato nella musica irlandese, nella musica folk, da questi grandi musicisti, ricordiamo i Plumstead, per esempio, Andy Irving, ecco. E poi ci sarà anche un altro legno che risuonerà, ed è questo qui, che è molto curioso e che si ricollega a quella che è anche il benessere nella foresta, e questo qualcuno lo riconoscerà, specie chi ama la meditazione, yoga, quindi questa è la Shruti Box. Allora, innanzitutto insieme al bouzouki irlandese facciamo suonare questa scatola magica, questa armonica diatonica, e lo facciamo con un grandissimo classico che arriva dal Friuli Venezia Giulia. E immaginatevi, come dire, una bellissima serata, siamo immersi nella natura, tra i boschi, un cielo stellato, stiamo bene, stiamo molto bene, e allora in questa serata magari possiamo dedicare a questi bellissimi momenti di pace, di armonia, questo che è un grandissimo inno ed è Aitreya.
Del Friuli ringrazio, come vento. È un grande inno, davvero un grande inno. E, vicino al Bosco delle Viole, il Bosco delle Viole si trova a Mansueli, vicino c'è un altro comune, un piccolo comune, ma davvero un gioiello, che è Porto Bufolè, che è stato riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. È veramente un posto meraviglioso. E lì vicino c'è un luogo naturale, c'è una collina naturale che permette, come dire, delle camminate, un'immersione nella natura straordinaria. Peraltro a un certo punto si arriva anche una farnia enorme, meravigliosa, qualcosa di monumentale, è davvero incredibile. E proprio qui è stata scritta, e grazie a questo ambiente, a questa immersione nel verde di questo posto che si chiama Pra dei Gai, è stata scritta questa melodia, ed è stata scritta da Matteo Marcon, che ce la canterà naturalmente nel nostro dialetto. C'è una canzone nel nostro dialetto. E suonata con questo pianoforte. E suonata adesso vivo con questo pianoforte che, ripeto, ringrazio veramente ancora il distretto e la presidentessa, perché ogni nota è una meraviglia. Anche perché a Porto Bufolè passa il Livenza. Sì. Fazioli, insomma. Esatto. Sicile, quindi siamo collegati anche dall'acqua. Thank you.
era mai venuta così bene. Chissà che nell'evenza non scivoli qualche pianoforte. Se scivola da solo. Se scivola, noi siamo lì, come dire, ci offriamo a monitorare il corso dell'evenza, che come dire, sarebbero dei doni moduladiti. Poi vedi il campanello della canna. Benissimo, allora vi salutiamo con quest'ultimo brano. Suonato appunto con Shruti Box, e il bouzouki irlandese è sempre la voce di Matteo. Ci spostiamo in montagna e andiamo a cercare, a raccontare una pianta particolare, vero Matteo? Il timo selvatico, il timo selvatico. E allora, Wild Mountain Thyme. Around the world,
Grazie mille davvero ancora a tutti, grazie mille a Veneto Agricoltura, a Lungarone Fiere, a tutte le persone che hanno organizzato e adesso passiamo la parola, anzi la musica, a altri grandissimi musicisti. Buona continuazione, grazie ancora.